Intanto ti chiederei di raccontare un po' la storia del cortocircuito e il tuo percorso che ti ha portato fino a questo libro. Iniziando con una considerazione, tu eri uno studente del liceo e hai cominciato a porre semplicissime domande e oggi racconti questa tua storia in un libro. Ti chiedo quindi, rifaresti le stesse domande di allora? Sapendo tutto quello che è successo dopo, quindi le minacce, le intimidazioni e soprattutto gli attacchi di parte dell'opinione pubblica emiliana. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per questo graditissimo invito, grazie davvero a Wikimafia Libera per l'organizzazione, Pierpaolo Farina che ha lavorato insieme agli ragazzi e ragazze, grazie davvero al professor Nano Dalla Chiesa, non un ringraziamento retorico e davvero grazie anche per essere qui con noi alla dottoressa Dolci. Quello di quest'oggi vuole essere innanzitutto un confronto per cui poi daremo spazio anche alle vostre domande. La nostra esperienza nasce in modo molto semplice, nel 2009 con un giornalino studentesco e ci siamo resi conto già allora che la situazione della 'ndrangheta era molto più vicina alla nostra realtà quotidiana rispetto a quanto si dicesse. Eppure in Emilia Romagna per un lungo tempo il fenomeno della criminalità organizzata è stato ignorato, taciuto e sottovalutato. Oggi in Emilia Romagna c'è il più grande processo di mafia del nord Italia con 237 imputati, mai in tutto il nord Italia è stato un processo con un così elevato numero di imputati. Eppure invece per tanto tempo c'è chi diceva che il problema non riguardava il nostro territorio. Abbiamo iniziato ponendo delle domande, innanzitutto su alcuni ristoranti, pizzerie, discoteche, a Reggio Emilia, la nostra città, e poi anche nei territori limitrofi. Quando abbiamo iniziato non ci saremmo mai aspettati di vedere una nostra videoinchiesta proiettata in un'aula di tribunale da parte della direzione distrettuale antimafia, all'interno di un processo contro il boss Grande Macri che vive in Emilia, così come altri approfondimenti sono stati utilizzati da parte della magistratura all'interno di 5 indagini sulla penetrazione della 'ndrangheta nel nord Italia. In realtà avevamo soltanto delle domande però spesso anche non tanto gradite e soprattutto avevamo desiderio di porre anche la seconda, la terza domanda a politici, funzionari pubblici, consulenti finanziari, medici anche in alcuni casi. E le risposte sono state sorprendenti, così sorprendenti da attirare l'attenzione della magistratura. E così si è aperto anche un velo su un mondo spesso, troppo spesso taciuto. Sui cantieri TAV, sul ciclo dei rifiuti, abbiamo cercato di porre delle domande sui cantieri anche di alcune scuole pubbliche in costruzione. Ciò che è stato più sorprendente sono state le reazioni che ci sono state, ad esempio la reazione di un imprenditore che 4 anni fa disse, ti vengo a prendere fino a casa, diede le manate alla telecamera, semplicemente perché ponevamo delle domande. Quell'imprenditore allora era stimato da parte del mondo imprenditoriale e politico della pianura padana. Quell'imprenditore oggi invece è imputato con l'accusa di essere uno degli organizzatori della 'ndrangheta nel nord Italia. Questo imprenditore è imputato nel maxi processo Emilia e il suo nome è Gaetano Blasco. E vi faccio vedere proprio una bravissima clip di come lui reagiva ad alcune domande. 30 secondi. No, per quello che è successo. Ma quello che è successo non dovete fare nessuna foto. Come? Non dovete fare nessuna foto, non è successo niente. Yeah.
capito? Ah. Non dovete fare nessuna foto, non è successo niente. Niente? No, ti prende nemmeno che te lo sbatti in testa. Non cercate di... Non si può. Se i capelli non si vede nulla. Beh, è solo lo pubblico? Prendo la foto sui cantieri dove ci lavoro io. Non è solo pubblico, è mio. Non ti permettere neanche. Vabbè, è stata la pubblica. Nell'arco di pochi mesi, però invece questo e altri imprenditori dicevano non è successo niente. Questo video l'ho mostrato, diciamo, non per voler fare del vittimismo rispetto a questo episodio, ma per far vedere di come queste persone si sentissero forti, di come non avevano timore addirittura di dire chiamo i carabinieri, poi in quel caso i carabinieri invece li chiamiamo noi. Perché questo era comunque il tessuto nel quale questo fenomeno si è inserito. E oltretutto questo imprenditore è lo stesso imprenditore che nella nota intercettazione rideva poco dopo il terremoto, rideva per i soldi che avrebbe potuto fare grazie alla ricostruzione post-terremoto. E questo stesso imprenditore in Germania invece era un noto ristoratore. Questo è il ristorante in una città del sud della Germania, Augsburg, in cui lui invece era noto non come un imprenditore edile, che era l'attività che esercitava nella pianura padana, ma invece era noto come ristoratore. E questo episodio mi ha impressionato ancora di più perché il figlio dell'imprenditore Gaetano Blasco era un mio compagno della scuola media, un fatto casuale. Frequentando la scuola media a Reggio Emilia, dove sono nato, e questo ragazzo, quindi ventenne, oltretutto è stato recentemente condannato in primo e secondo grado a Bologna ed è stato arrestato con l'accusa di essere il prestanome di alcune imprese riconducibili alla 'Ndrangheta. E c'è un aspetto legato anche a una serie di personaggi di come si mostrano sul web. Ad esempio, questo ragazzo si mostra così sul web, pubblicamente, senza alcun imbarazzo, con queste foto col petto virile in vista, un'altra su un trono, quindi un modo anche di atteggiarsi senza alcun imbarazzo e ottenendo anche compiacimento da parte dei coetanei, da parte di ragazze e ragazzi. L'altra reazione che è stata sorprendente è stata in particolar modo quella a Brescello. Quella a Brescello, il comune che veniva citata anche da Simone nell'introduzione, Brescello al confine tra Emilia e Lombardia, esattamente al confine tra le province di Mantova, Parma e Reggio Emilia. A Brescello noi avevamo semplicemente pubblicato una videoinchiesta online e a quella videoinchiesta c'è stata una reazione inaspettata, perché dopo che noi avevamo pubblicato la videoinchiesta, un semplice video su YouTube, un video pubblicato da un gruppo di ragazzi, vi è stata addirittura una manifestazione in piazza, questa. Una manifestazione alla quale hanno preso parte anche i figli del boss del paese, Francesco Grandarapi, che già allora era stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa. E a questa manifestazione si tentò di negare la presenza della 'Ndrangheta e attaccare frontalmente la videoinchiesta che avevamo realizzato da studenti. In questa immagine si vede proprio la foto di uno dei figli del boss presente in piazza. Quindi emerge anche un volto di persone contigue o vicine alla 'Ndrangheta che non hanno alcun timore addirittura a mostrarsi in piazza, nel cuore della pianura padana, a manifestare
in piazza davanti ai giornalisti, rilasciando dichiarazioni addirittura ai giornalisti. In quella videoinchiesta c'era un'immagine particolarmente nota, perché poi è stata rilanciata anche dai telegiornali nazionali, che è questa in cui c'è il boss, già condannato allora, mentre parla con tono confidenziale con il sindaco, oltre ad altri episodi. Tra l'altro recentemente vi è stato un aggiornamento su questo fatto, perché vi è stata la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sullo scioglimento di questo Consiglio Comunale, e nella sentenza definitiva si legge che alla manifestazione in piazza per contestare la nostra videoinchiesta erano presenti almeno 50 persone vicine alla cosca, nonché imprenditori che hanno ricevuto interventive antimafia, oltre ai parenti del boss. E quando abbiamo letto anche questa sentenza siamo rimasti piuttosto sorpresi dai numeri quantificati da parte dei giudici in una sentenza definitiva. L'altra reazione che c'è stata a Brescello, piuttosto impressionante, sarà quella del parroco. Questa è un'intervista rilasciata al giornale Il Resto del Cardino, che è uno dei principali giornali dell'Emilia Romagna, in cui il parroco ha dichiarato, aperte virgolette, cortocircuito, quindi noi, ha fatto danni al turismo, cortocircuito fa danni al turismo. Secondo il parroco di quel paese non sarebbe stata la 'Ndrangheta a danneggiare il turismo, bensì chi da studente ha cercato di denunciare la 'Ndrangheta in quel territorio. E questa dichiarazione è stata quindi rilasciata su un importante giornale in prima pagina. Mentre andavo all'università mi sono trovato con questo titolo e questa accusa. Poi il parroco ha fatto altre dichiarazioni, altre accuse, addirittura durante delle messe ufficiali, e recentemente, anche dopo la sentenza definitiva, ha rilasciato delle dichiarazioni altrettanto sorprendenti in prima serata su La 7, quindi senza cambiare opinione. Le altre reazioni che ci sono state sono ad esempio alcune lettere con richieste di risarcimento danni che si sono rivelate tutte infondate. Oltretutto alcune di queste lettere sono arrivate quando gli approfondimenti, le inchieste erano ancora in corso, e quindi evidentemente l'obiettivo di alcune di queste lettere scritte da avvocati era, semmai, l'obiettivo era quello di dire attenzione a ciò che approfondite e sappiamo cosa state approfondendo. Però fa impressione quando arriva una lettera ad uno studente del liceo, perché allora ero semplicemente uno studente del liceo, una lettera con richieste di risarcimento in denaro da pagare entro 10 giorni. Tutte richieste che sono rivelate infondate, che però ovviamente quando arrivano quantomeno spiazzano chi le riceve. E da qui si capisce anche un nuovo modo di comunicare di alcuni ambienti vicini alla 'Ndrangheta, che al posto della lettera di minacce semmai invece chiedono in modo prestoso e infondato risarcimenti in denaro. Un'altra accusa è stata quella di un noto imprenditore emiliano di danneggiare l'economia del territorio parlando di 'Ndrangheta, perché secondo lui avremmo addirittura rischiato di rovinare l'economia. Quindi da un lato l'accusa del parroco di danneggiare il turismo, dall'altro l'accusa di rovinare l'economia. In realtà questi materiali poi sono stati appunto utilizzati anche dalla magistratura e anche nella procedura appunto di scioglimento di Brescello. Questo è il decreto ufficiale del Presidente della Repubblica, in cui nel primo punto è citata la videoinchiesta che abbiamo realizzato. E al di là dei fatti che hanno portato allo scioglimento, ciò che impressiona è che in quel territorio vi sono state imprese in odore di 'Ndrangheta che hanno sponsorizzato ad esempio iniziative sportive come questa, la
famosa camminata al Peppone Don Camillo, perché Brescello è il paese reso noto dai film su Peppone e Don Camillo. In questo rapido excursus iniziale, l'ultima reazione, ecco, che sorprende è stata quella quando abbiamo approfondito il caso di questo ristorante sulla via Emilia, un ristorante Antichi Sapori, un nome che dovrebbe essere segno di un'antica tradizione. Il proprietario è uno dei maggiori imputati del maxi processo Emilia, che come vi dicevo è il più grande processo di mafia del nord Italia. In questo ristorante si incontravano alcuni imprenditori, insieme anche ad alcuni politici, alcuni commercialisti, una giornalista. E chiedevamo il perché di questi incontri, soprattutto chiedevamo perché, ad esempio, fosse stato revocato il porto d'arma a diverse persone che partecipavano a quella cena, a diversi imprenditori, a quelle cene. E la risposta di uno degli avvocati allora fu che quelle persone detenevano armi non certo perché erano mafiosi, ma perché erano cacciatori, quindi per la loro, diciamo, passione venatoria. In realtà poi diversi di quegli imprenditori sono stati arrestati con l'accusa di associazione mafiosa, però invece allora erano persone stimate e in questo ristorante andavano a cena anche diversi poliziotti che poi sono stati condannati e anche l'ex questore della città di Reggio Emilia. Quindi figure ai vertici del tessuto sociale. E qui lo stesso ristorante, quando la DIA vi ha posto i sigilli. Tutte queste piccole esperienze, quindi mi è stato chiesto appunto di racchiuderle all'interno di questo libro, che non vuole essere un saggio ma un racconto diretto di reazioni che ci sono state, degli approfondimenti, svelando anche quei retroscena inediti, oltre anche a nuove inchieste sulla penetrazione della 'ndrangheta non solo in Emilia Romagna ma anche in Lombardia, Veneto e Piemonte, attraverso dei casi concreti, delle storie reali che in alcuni casi riguardano anche ambienti molto altolocati della 'ndrangheta, contatti inequivocabili e relazioni, se non addirittura scambi di favori, in alcuni casi con esponenti di logge massoniche, di ordini cavallereschi, figure, come accennavo anche prima, anche delle forze dell'ordine, che sono ovviamente gli aspetti anche più difficili da raccontare, perché come sappiamo la stragrande maggioranza invece delle forze dell'ordine si batte affinché questi fenomeni siano repressi. Però l'obiettivo è quello di raccontare anche in retroscena, anche quelli più terribili, proprio per far sì che questi fatti non si verifichino nuovamente. E l'altro aspetto è quello anche di un interesse sempre maggiore della 'ndrangheta nel nord Italia per eventi sportivi, sponsorizzazioni, squadre di calcio, anche squadre di calcio dilettantistiche, perché serve sponsorizzare ad esempio una squadra di calcio anche di un paese o di un quartiere, serve per conquistare consenso sociale, perché comunque la gente dice quella persona, quell'imprenditore sponsorizza la squadra di calcio, quindi è un bravo imprenditore, è un benefattore, perché molti di questi personaggi per tanti anni si sono presentati all'opinione pubblica come benefattori. Questo libro sembra quindi quasi un romanzo, talmente le vicende sono assurde e ricche di suspense, ma non è un romanzo perché tutti i fatti sono veri, ma come in un romanzo, come in un romanzo giallo, il lettore è quasi indotto a cercare il responsabile, ma forse una parte di responsabilità la possiamo trovare anche nell'indifferenza che troppo spesso è anche nello specchio di casa nostra. Grazie.